Buongiorno a tutti ragazzi e buon Natale dal Franz da NBA Revival Zone. Come sapete dalle 18 inizieranno le partite NBA e noi le seguiremo live su Twitch canale EI Franz e su YouTube canale Big 3 in contemporanea, come ormai di consueto da un paio d'anni a questa parte. Facciamo però una piccola preview delle 5 partite in programma, se siete pronti. Si parte! Alle ore 18 la prima partita è New York Knicks contro Philadelphia 76ers. Una squadra, Philadelphia, in formissima, 8 vittorie consecutive, hanno trovato ritmo offensivo Harden e Embiid. Dall'altra parte una squadra che era reduce da 8 vittorie consecutive e nel momento in cui Brunson ha detto come mai nessuno parla dei Knicks, siamo anche noi a 8 vittorie consecutive. Tac, due sconfitte, l'ultima anche abbastanza bruciante contro dei Chicago Bulls in crisi con il buzzer beater di DeMar DeRozan. Julius Randle in grande spolvero, se la dovrà vedere però insieme a Mitchell Robinson dall'altra parte col giocatore più determinante offensivamente in questo momento della NBA, che è Joel Embiid, che continua a campare di grosso modo isolamenti e tiri liberi, ma è basket anche questo, quindi se l'efficienza di questo tipo di attacco da parte di Philadelphia continua a dare i suoi frutti, è plausibile che il buon Doc Rivers continui a cavalcarla. C'è un James Harden che è reduce da una tripla doppia clamorosa con 21 assist. È un James Harden diverso da quello che eravamo abituati a vedere, come è ovvio che sia, l'età avanza per tutti. Però insomma è un James Harden che sta entrando in ritmo da un punto di vista di playmaking offensivo e questo fa tutta la differenza del mondo. PJ Tucker difende, lo sappiamo, Philadelphia sulla carta era una squadra molto profonda, sta pian piano venendo su. Per quanto riguarda i Knicks, squadra comunque solida, partita che mi auguro possa non essere solamente liberi per Embiid, ma temo che possa diventare liberi per Embiid. Cioè, siamo nell'ordine della ventina di tiri liberi, quindi insomma una partita alle 18 che sarà un matinè negli Stati Uniti. Mi aspetto comunque un ritmo non forsennato, anche perché Philadelphia gioca a un ritmo lento, New York al contrario gioca a un ritmo molto più sostenuto, ma l'orario credo possa indirizzarci verso una partita abbastanza lenta e flemmatica. Speriamo solo che sia equilibrata. Quindi prima partita Knicks-Philadelphia, il mio personale pronostico è vittoria dei Philadelphia 76ers. Seconda partita, Dallas Mavs contro Los Angeles Lakers. Diciamo il presente passato in LeBron e il presente futuro in Luka Doncic. Prime time Doncic versus LeBron. E ragazzi, sono due squadre molto altalenanti in questa stagione. Non parliamo dei Lakers, che ovviamente sono ampiamente sotto il par e al momento hanno un grosso problema Anthony Davis. L'infortunio al piede è più serio del previsto, è out a tempo indefinito. Fatalità, ha retto a quei livelli non più di un mese, forse meno di un mese, ecco. È tutto nuovamente sulle spalle di LeBron James. Le speranze di playoff dei Lakers sono sulle spalle di LeBron James e di un mercato che a questo punto potrebbe rientrare in corsa anche per quanto riguarda Anthony Davis, perché ragazzi, non è possibile che la consistenza fisica di questo giocatore sia alla pari di quella di un budino al cioccolato. Westbrook dalla panchina, nient'altro da aggiungere, i Lakers nelle ultime partite segnano tanto, giocano a ritmo alto, ma subiscono di più. Sono reduci da una serie di sconfitte brucianti, l'ultima veramente clamorosa con gli Charlotte Hornets, altra stagione credo da buttare. Rimane però il fatto che LeBron debba raggiungere e superare il record di Karim. Per quanto riguarda Dallas, soliti Mavs, usage di Doncic alle stelle, avrà la solita palla in mano 99 volte su 100 e mi aspetto una grande prestazione dal punto di vista del punteggio, proprio dei punti a referto per Luka Doncic, che quando gioca in prime time ed è motivato magari dalla sfida contro qualche altra superstar NBA come a Natale, diciamo che non delude quasi mai. Il mio personale pronostico è a favore dei Dallas Mavs, ma occhio perché non c'è nessuna squadra che su partita singola possa vincere con tutti e perdere con tutti, come i Los Angeles Lakers.
Terza partita, e quella secondo me più attesa, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, le due regine della Eastern Conference, fermo restando che attualmente i Brooklyn Nets sarebbero la squadra più in forma del momento, ma non giocheranno a Natale. Kevin Durant ha detto sì, è colpa mia per quello che ho detto e fatto in estate, ma sarà. Ci accontentiamo di Boston-Milwaukee, che è un rematch delle semifinali dell'Est dell'anno scorso. Non si sa ancora, è ancora game time decision Chris Middleton, ma ci saranno tutti gli altri, quindi Jason Tatum, Jaylen Brown che sta giocando forse anche meglio di Jason Tatum, almeno nell'ultimo periodo, dall'altra parte ovviamente Giannis, la difesa dei Milwaukee Bucks con Brook Lopez che attualmente è in lizza per il Defensive Player of the Year, e due squadre solide che cercano di prendere il sopravvento nella Eastern Conference. Fermo restando, ribadisco, Brooklyn e Philadelphia che sono lanciatissime. Qua è difficile fare una previsione, ragazzi, è molto difficile fare una previsione. Quello che possiamo constatare è che Boston è in un periodo di flessione evviva, di flessione netta nell'ultimo periodo, nonostante il rientro di Time Lord, mentre Milwaukee continua comunque tra alti e bassi a giocare a quel livello. Io personalmente dico Milwaukee Bucks, ma è una partita da 1x2. Se mi dite Boston, non vi dico cazzate. Cioè, Boston può tranquillamente vincere. Io personalmente, per il periodo che stanno affrontando le squadre, dico Milwaukee Bucks. Andiamo poi alla partita delle due tra Golden State Warriors e Memphis Grizzlies. Se ci fosse stato Steph, probabilmente la partita più interessante della nottata. Senza Steph perde un po' di pathos. Tra l'altro è ancora in dubbio anche Draymond Green, per cui insomma la partita potrebbe prendere una piega molto più in favore di Memphis, che invece ha recuperato Desmond Bane e quindi sarà di fatto al completo sulla carta Memphis. Memphis che è prima ad ovest. È prima ad ovest in questo momento e è sull'onda di un entusiasmo clamoroso. Golden State invece è in grossa difficoltà senza Steph. Vediamo se giocherà o meno Draymond Green. L'attacco gira per le mani di Jordan Poole, perché Klay Thompson continua a giocare una stagione assolutamente non in ritmo, il che non vuol dire che su partita singola non possa metterne 30, 35 o anche 20 in un quarto, come è già successo, ma al momento è oggettivamente fuori ritmo. I miei personali favoriti sono ovviamente i Memphis Grizzlies, che ribadisco sono lanciati, hanno in Ja Morant un leader tecnico e non solo tecnico di primissimo livello e sono al completo, quindi se questa è effettivamente una pseudo rivalità che si è montata nella passata stagione, credo che Steph o non Steph, ecco, se ci fosse Draymond Green meglio, sarà comunque una partita perlomeno sentita inizialmente. Poi il pericolo che Memphis la trascini verso il garbage c'è e non possiamo metterlo in dubbio. La speranza è che siano ovviamente tutte partite equilibrate. Non credo sia una speranza solo mia, ma soprattutto di Adam Silver. Ecco, Adamo, speriamo, ecco. Non era preventivabile l'infortunio di Steph, ma ormai è così. Quindi personale vincitrice Memphis per la partita tra Warriors e Grizzlies. E poi l'ultima partita, ragazzi, tra Denver Nuggets e Phoenix Suns. In realtà ho detto una cazzata prima, perché attualmente primi a ovest sono i Denver Nuggets, che ridendo e scherzando e senza i riflettori puntati lì su di loro, stanno giocando, sono finalmente al completo, è rientrato, dovrebbe rientrare Michael Porter Jr., e stanno giocando ad alto livello. Le cifre del Joker si stanno anche impennando, al contrario Phoenix invece è calata parecchio. È ancora in game time decision la presenza o meno di Devin Booker, che nel contesto Phoenix Suns fa tutta la differenza del mondo. Dovesse rientrare e giocare Devin Booker, do una chance seria a Phoenix. Senza Devin Booker, io credo la vittoria debba andare, o comunque sia appannaggio, dei Denver Nuggets. Denver Nuggets che sono una squadra che ha operato alla grande sul mercato, lo abbiamo detto più volte, e che attendeva, diciamo, che il Joker riprendesse un po' di ritmo, anche perché, ricordiamolo, comunque viene da due stagioni in cui ha giocato praticamente da solo, ha giocato gli europei di basket in quest'off-season, non ha praticamente riposato, e per cui insomma ci stava un inizio un po' più lento, un po' più blando da parte di Jokic, che adesso però è lanciato. Dal punto di vista di Phoenix ci sono diversi problemi. È cambiata finalmente la proprietà,
quindi i Phoenix Suns sono stati acquistati per 4 miliardi di dollari e vediamo se questo potrebbe in qualche modo ricalmare un attimino le acque che sono abbastanza tese. Abbiamo visto recentemente Ayton in panchina incazzato con qualcuno, gli infortuni di Chris Paul, poi l'infortunio di Booker, insomma ci sono un po' di cose che scricchiolano, ma è una squadra assolutamente competitiva. Per me Denver Nuggets, aspettiamo di capire però se ci sarà o meno Devin Booker. Con questo ho terminato le 5 partite che si giocheranno per la notte di Natale. Noi ci vediamo alle ore 18 su Twitch e i Franz. Ragazzi, vi aspetto numerosissimi per seguire insieme le partite. Ragazzi, buon Natale ancora. Il Franz.